Bullismo e doping nello sport, un convegno al Pala Caselle, perché questa iniziativa? Beh, sicuramente la voglia anche di utilizzare degli spazi importanti apposta come il Palasport delle Caselle, la disponibilità del Comune d'Arezzo molto sensibile negli assessori Romizzi e Bennati che ci hanno dato una mano in questa iniziativa, ne vuole promulgare anche con l'aiuto del Panadon dei messaggi importanti per la crescita dei ragazzi. Il bullismo, il cyberbullismo in particolare in questo momento, il doping sono delle piaghe importanti all'interno della società, del tessuto giovanile, e la voglia della nostra associazione di questa iniziativa è quella di usare dei campioni dello sport e promulgare un messaggio positivo che vada a contrastare queste situazioni. Ci può dire qualche nome di questi campioni che verranno domani? Allora, noi abbiamo la fortuna domani di avere al palazzetto tre medaglie olimpiche che sono apposta da Luca Mastaccesi, che è una medaglia di Barcellona 92 per quanto riguarda il taekwondo. Abbiamo la fortuna di avere Felice Mariani, che sono loro due i presidenti di questa associazione, l'Osservatorio Bullismo e Doping, che è stato 8 volte alle Olimpiadi, di cui 5 da tecnico, l'ultima a Londra 2012, anche lui medaglia olimpico. Soprattutto abbiamo la presenza di quella magnifica donna che è Giulia Quintavalle, che è stata oro olimpico nel 2008, e abbiamo poi altri fuoriclasse come il professor Nardone, che sicuramente uno psicologo di fama mondiale, che è un patrimonio di Arezzo, e abbiamo l'Arezzo Calcio che ci fa una presenza molto gradita, oltre la presenza posta dell'atleta Taccola che ci farà una dimostrazione, un kata, è una ragazza che è campione europea dal punto di vista giovanile di karate, ci farà una dimostrazione dal punto di vista posta del karate. Non è un caso, ha detto assessore, che questo evento avvenga proprio ad Arezzo. Sì, perché davvero Arezzo si deve distinguere come cittadella dello sport, ma dello sport di eccellenza, inteso anche come strumento di coesione sociale, di lotta anche a certi fenomeni, come si accennava prima del bullismo. La scuola da solo non può fare e non può educare, se invece tutti gli attori che sono in campo di una comunità, sport compreso, riescono a fare squadra, sicuramente poi la vittoria alla fine si ottiene.